gli ascoltatori di Radio Number One. Io sono Fiona e oggi siamo al quarto tour della città di Sanremo. Oggi andremo a chiedere ai sanremesi e a tutte le persone che ci sono qua intorno qual è la loro canzone preferita di questo festival. Andiamo! Scusami, la canzone più bella che hai sentito durante il festival? Fiorella Mannoia, assolutamente, deve vincere lei. La canzone che ti è piaciuta di più di questo festival? Aspetta che adesso sono tutto emozionato. Emozionato perché ci sono io, non mi capirà. Assolutamente, anche perché c'è lui però. E non mi ricordo come si chiama, quella di Elodie, quella con i capelli fucsia. Bella. Sì, anche a me, grazie. Ho vinto? No, per oggi no, mi spiace. Grazie. Ciao. La canzone più bella che hai sentito al festival? È il primo anno che non lo vedo proprio, manco una sera, mi spiace. No. No, non l'ho proprio visto. La canzone che ti è piaciuta di più di questo festival? Come si chiama quello che balla col gorilla? Gabbani, però il titolo era difficile. Occidentali Scarma, ok, sì. Ho deciso che è questa, adesso, proprio in questo preciso istante. E basta. Ciao, la canzone che ti è piaciuta di più di questo festival? Non guardo il festival. No, che sfortuna, grazie mille. Ciao, la canzone che ti è piaciuta di più di questo festival? Anche addio. Qual è la canzone? Ah, è una goccia di pioggia. Qual è la canzone che ti è piaciuta di più durante questo festival? Ma non l'ho seguito bene il festival, non lo so. Non l'ho seguito. Sei qua per lavorare, non dirle bugie. Sto qua per lavorare, per fare tutto meno che seguire le canzoni, però. Un nome a caso. Guarda, no, devo dire la cover di Ermal Meta mi è piaciuta, perché la conoscevo, quindi anche se si era impegnata a fare altro l'ho sentita. Le altre non le ho sentite bene, mi dispiace, purtroppo. Ma Dio dovrebbe sapere tutto, cos'è sta storia? Oh. Termina qui il nostro quarto giro della città di Sanremo, io vi do appuntamento domani con tante altre curiosità. Ciao!